Qui bisogna un po' la prima rivoluzione, sempre prima rivoluzione francese, se no dobbiamo ricordarci che poi ce ne furono delle altre. Sesta puntata, il terrore giacobino. Eravamo arrivati a parlare della rivolta, della gravissima rivolta interna della Vendée. Quindi a questo punto la rivoluzione naturalmente è in gravissimo, in grandissimo pericolo, perché appunto è stretta nella morsa dell'avanzata delle truppe della prima coalizione antifrancese e della rivolta appunto interna della Vandea, ma anche dei dipartimenti circostanti. Quindi potete immaginare una situazione di estremo pericolo in cui naturalmente il valore degli assegnati crolla, perché pochi credono che il governo rivoluzionario riesca a farcela, riesca a sconfiggere i suoi nemici. E in questa situazione, per impulso dei giacobini, in particolare di Robespierre, la convenzione vota dei provvedimenti straordinari. Il primo provvedimento straordinario riguarda l'istituzione di un tribunale rivoluzionario speciale, allo scopo di colpire tutti i controrivoluzionari, tutti i nemici della rivoluzione. Primo. Secondo, viene istituito un calmiere dei prezzi, il cosiddetto maximum, vuol dire che il prezzo dei cereali e quindi delle farine con cui si faceva il pane, non poteva salire oltre un certo livello. No, quindi si parla appunto di calmiere dei prezzi, però i francesi allora lo chiamarono maximum. Attenzione, per il momento questo calmiere è circoscritto soltanto ai prezzi dei cereali, ai prezzi della farina, cioè dell'alimento, del pane, cioè dell'alimento fondamentale della popolazione urbana più povera. Naturalmente questo provvedimento andava a favore dei sans-culottes, andava a favore appunto degli strati inferiori, soprattutto delle popolazioni urbane, delle diverse città della Francia, ma in particolare naturalmente di Parigi. Ma ancora viene istituito il cosiddetto Comitato di Salute Pubblica, cioè un organismo direttivo, un organo esecutivo, cioè un governo di nove membri. Tra cui Robespierre e molti suoi collaboratori giacobini, nove membri che venivano confermati ogni mese dalla convenzione. Quindi comunque avevano la legittimazione della convenzione, che peraltro sappiamo in realtà era stata eletta soltanto dal 10% della popolazione, ma comunque tuttavia, a parte questa legittimazione conferma mensile, il Comitato di Salute Pubblica di fatto ha un potere dittatoriale, nel senso ha pieni poteri di tipo governativo, di tipo esecutivo, appunto, in questo senso comincia a configurarsi una sorta di dittatura, certo, di dittatura temporanea, ma comunque pur sempre appunto di dittatura. I girondini si oppongono a questa politica giacobina.
cercano di contrastare, cercano di moderare i provvedimenti, no, proposti da Robespierre e dai giacobini, e oltretutto erano già accusati di non aver votato a favore della condanna a morte del re. I girondini nel gennaio del 93 avevano votato per l'esilio del re, quindi erano già in quel senso erano stati sospettati di, appunto, di intesa con il traditore, di intesa con il re. A questo punto la loro opposizione ai nuovi provvedimenti, drastici provvedimenti proposti dai giacobini, suscita l'ira in particolare dei sanculotti, e a questo punto abbiamo una nuova insurrezione sanculotta il 2 giugno del 1793. Come prima il re era stato accusato, no, di essere il principale responsabile del rischio che le armate austro-prussiane soffocassero la rivoluzione, adesso i girondini sono accusati di essere i principali responsabili, no, dell'avanzata delle truppe della prima coalizione della Vandea, e della rivolta della Vandea, e dunque ben 29 deputati, in questo caso i sanculotti, invadono la convenzione e arrestano 29 rappresentanti dei girondini, tra cui il leader dei girondini, Brissot, scritto Brissot, ma già lo sapete, e poi molti di questi girondini verranno condannati a morte e ghigliottinati, tra cui lo stesso Brissot. Ma poi la repressione giacobina nei mesi successivi si scaglierà anche contro tutti i dissidenti, e cioè contro l'estrema sinistra dei cosiddetti arrabbiati, no? Anche gli arrabbiati vengono condannati e ghigliottinati, ma poi addirittura lo stesso Danton, perché Danton, il leader dei cordiglieri e molti cordiglieri, perché alla fine appunto del 93 Danton in realtà si opponeva alla linea del terrore inaugurata dal Comitato di Salute Pubblica, si opponeva, nel senso, infatti a quel punto la sua corrente era stata chiamata corrente degli indulgenti, no, indulgenti vuol dire appunto di chi voleva attenuare il rigore della repressione attuata dal Comitato di Salute Pubblica, e invece viene appunto anche lui viene condannato a morte e ghigliottinato. Nel frattempo, cioè nella seconda metà del 1793, la convenzione approva ufficialmente la nuova Costituzione repubblicano-democratica, approva la nuova Carta dei diritti dell'uomo e del cittadino. Poi leggeremo sia il primo documento, sia la prima dichiarazione dei diritti, sia questa seconda dichiarazione dei diritti, anche per compararle, per vedere le significative, soprattutto le significative differenze. Comunque, appunto, ciò che in realtà era già stato elaborato prima viene ufficialmente approvato, quindi diventa una Costituzione
una costituzione repubblicano-democratica di fatto, però, come vi dicevo prima, paradossalmente, proprio nel momento in cui, scusate, di diritto, nel momento in cui la Francia diventa di diritto uno Stato repubblicano-democratico basato quindi sul, no, con un Parlamento eletto a suffragio universale maschile, in realtà la forma di governo di fatto è una forma di governo, come abbiamo detto, è una forma di governo dittatoriale, nel senso che il Comitato di Salute Pubblica acquista sempre più poteri e si rende sempre più autonomo dalla convenzione, dal controllo della convenzione, cioè dell'assemblea parlamentare, e in particolare all'interno del Comitato di Salute Pubblica è Robespierre che assume di fatto la funzione di leader e quindi quella di dittatore ancorché temporaneo, cioè Robespierre si proponeva come un dittatore all'antica romana, un dictator, no? Come era stato, non so se vi ricordate, Cincinnato, la Costituzione Repubblicana romana prevedeva che in una situazione di emergenza venisse nominato un dictator che aveva pieni poteri ma soltanto per 6 mesi, no? Come nel famoso episodio di Cincinnato. Quindi Robespierre si proponeva come un dictator e al tempo stesso, no, teorizzava un dispotismo parlamentare, un dispotismo democratico, il che naturalmente giustificando questa eccezione alla democrazia con la situazione di emergenza. Effettivamente vi era una situazione di emergenza che nel frattempo, no, dopo, già a partire dall'estate del 1793, cioè dopo la seconda insurrezione sanculotta, si era ulteriormente aggravata. Perché? Perché in seguito all'arresto e poi alla condanna e al ghigliottinamento dei Girondini, molti seguaci dei Girondini nelle varie città della Francia a loro volta si ribellarono contro il Comitato di Salute Pubblica. È la cosiddetta rivolta federalista che si svolge soprattutto nelle città francesi più sviluppate economicamente, più commerciali, più industriali, tipo come Bordeaux, come Caen, come Tolone, come Marsiglia, come Lione, in tutte queste città. Quindi poi in numerosi dipartimenti, soprattutto della Francia sud-occidentale, sud-atlantica, in numerosi dipartimenti appunto i Girondini, i seguaci appunto locali dei Girondini, prendono il potere contro i Giacobini, e naturalmente per spodestare i Giacobini, per abbattere il Comitato di Salute Pubblica. Quindi a questo punto la situazione è gravissima, sembra assolutamente perduta, perché appunto contemporaneamente il governo giacobino di fatto è assediato e accerchiato dalle armate della prima coalizione, dall'esercito vandeano, dal vero e proprio esercito dei contadini vandeani, e dagli eserciti dei vari dipartimenti appunto della rivolta federalista dei Girondini. Allora il Comitato di Salute Pubblica prende dei provvedimenti ancora più drastici. Innanzitutto vota alla fine del 93 vota la legge del
dei sospetti. La legge dei sospetti significava che per essere condannato non era necessaria una prova, era sufficiente un sospetto. Cioè, con tutti coloro che erano sospettati di essere controrivoluzionari, e quindi naturalmente potete capire che i potenziali sospettati erano tutti nobili e tutti preti refrattari. Quindi bastava il sospetto per condannare a morte, quindi giustiziare i presunti controrivoluzionari. Addirittura, poi questo vabbè, questo lo vedremo nel 94, comunque allora bisogna aggiungere che oltre a questa misura viene anche varata una legge che stabiliva la pena di morte per tutti i negozianti, i commercianti che nascondevano le loro merci e non le mettevano in vendita, no, i cosiddetti accaparratori. E perché i commercianti, i negozianti, ma questo anche i contadini che vendevano i loro prodotti agricoli, perché non li mettevano in vendita? Perché siccome c'era una inflazione fortissima, no, aspettavano di vendere quando l'inflazione si fosse quantomeno attenuata. Perché con l'inflazione, aspettavano di vendere perché quanto più l'inflazione aumentava, tanto più potevano vendere a un prezzo più alto, no? E quindi si tenevano la merce aspettando poi di venderla al prezzo più alto possibile. Era una forma effettiva di speculazione commerciale. Il Comitato di Salute Pubblica decide di allargare il calmiere sui prezzi, non solo, fino a quel momento era limitato, come abbiamo detto, ai cereali, invece viene allargato a molti altri prodotti, non solo agricoli, sempre naturalmente per bloccare l'inflazione, ma attenzione anche ai salari. Perché appunto Robespierre, i giacobini ragionano in termini di equità e quindi non vogliono schierarsi né a favore della borghesia imprenditoriale né a favore degli operai, e appunto e quindi ritengono che se si bloccano i prezzi, l'aumento dei prezzi, non c'è bisogno che aumentino i salari, dunque si aumentano anche i salari. No, d'altronde il fatto, scusate, non c'è bisogno, dunque si bloccano. Stamattina sono un po'. È questo sole primaverile, questo caldo. Allora, non c'è bisogno che aumentino i salari, quindi blocco dei salari. I salari non devono aumentare, perché poi il non aumento dei salari naturalmente favorisce il non aumento dei prezzi, ovvero toglie ogni motivazione per aumentare i prezzi, no, perché se appunto gli imprenditori non hanno un aumento del costo di produzione dovuto all'aumento dei salari, non hanno motivo di aumentare i prezzi delle loro merci. Dunque, insieme, no, blocco dei prezzi, blocco dei salari per appunto abbattere, sconfiggere l'inflazione, ma ancora... il Comitato di Salute Pubblica, per riuscire a ottenere il consenso dei contadini, soprattutto dei contadini poveri, abolisce il riscatto che era stato stabilito dall'Assemblea Costituente nel 1789, il riscatto delle terre servili, delle terre che i contadini prima coltivavano in un regime di servitù feudale. No, vi ricordate che era stato abolito il feudalesimo?
nell'estate del 1789, e quindi era stata abolita la servitù feudale, e però per diventare liberi i contadini dovevano pagare un riscatto ai loro signori feudali, agli aristocratici. E invece i giacobini aboliscono assolutamente questo riscatto, questo risarcimento, e quindi i contadini diventano proprietari delle loro terre, in più dividono le terre dei espropriate ai nobili, allora a tutti i nobili, a tutti i controrivoluzionari, ai vescovi refrattari, no, vengono espropriate le terre e vengono divise in piccoli lotti affinché anche i contadini più poveri potessero acquistare queste terre. Quindi dei chiari provvedimenti a vantaggio dei contadini meno agiati, ma ok, e poi però attenzione, soprattutto provvedimento fondamentale, l'esercito di massa, ovvero il Comitato di Salute Pubblica proclama la leva di massa, cioè l'obbligo di fare il servizio militare per tutti i francesi dai 18 ai 25 anni. Quindi tutte le classi generazionali, gli anni generazionali, no, dal 18esimo al 25esimo diventano soldati. In questa maniera si forma un esercito rivoluzionario di massa, di milioni, fino a 3 milioni di soldati, una cosa mai vista prima nell'Europa moderna, nell'Europa medievale, ma probabilmente anche in tutti i tempi. No, appunto Robespierre, i giacobini inventano l'obbligo di leva per tutti naturalmente, certe classi di età, per tutti i giovani, no, fondamentalmente, e quindi inventano l'esercito di massa moderno, e a questo punto naturalmente con queste misure in parte il Comitato di Salute Pubblica riesce a riottenere il consenso di una gran parte dei contadini, e in parte riesce naturalmente ad avere una forza militare preponderante, vincente, e quindi riesce a schiacciare nel sangue con dei massacri indiscriminati di donne, di bambini, di vecchi, ma appunto riesce a schiacciare nel sangue la rivolta della Vandea, la rivolta federalista, la rivolta, tutte le varie città vengono assediate e riconquistate, cioè Bordeaux, Marsiglia, Tolone, Lione, eccetera, vengono tutte riconquistate, e addirittura nel giugno del 1794 l'esercito francese ha una vittoria, questa volta una vittoria veramente importante, decisiva, sulle armate della prima coalizione, nella battaglia di Fleurus. Fleurus si scrive Fleurus. Fleurus, e quindi ancora una volta le sorti della guerra si ribaltano e i francesi partono di nuovo, l'esercito di massa, anzi gli eserciti di massa francesi partono al contrattacco,
Bene, tutto questo mentre la ghigliottina continuava a tagliare teste di presunti controrivoluzionari, non solo a Parigi, ma in tutte le città della Francia, e si può, la stima dei ghigliottinati è di circa 40.000. Tra il 1793 e il 1794, 40.000 francesi furono ghigliottinati in quanto accusati appunto di essere controrivoluzionari, non solo effettivamente i sostenitori della monarchia assoluta, ma anche i girondini, ma anche i foglianti, molti, no, dei primi rivoluzionari moderati, vi ricordate, i foglianti, furono ghigliottinati per alto tradimento, tra loro anche il grande chimico Lavoisier. Il grande chimico Lavoisier, che era un fogliante, che era un moderato, fu appunto ghigliottinato con l'accusa di essere un controrivoluzionario. Nella repressione interna di tipo militare furono invece uccise almeno 200.000 francesi. Quindi 40.000 ghigliottinati, 200.000 invece nella repressione militare della rivolta vandeana e della rivolta federalista. Non pago di tutto questo, Robespierre ancora dopo la vittoria di Fleury, inasprisce ulteriormente il regime giudiziario repressivo, addirittura con una legge che, con un provvedimento governativo, oggi si direbbe un DPCM, con un provvedimento governativo straordinario che permetteva ai giudici dei tribunali rivoluzionari di condannare a morte sulla base soltanto della certezza morale. No, non c'era bisogno di nessuna prova, di nessun indizio. Era sufficiente che i giudici scrivessero che erano moralmente certi che il condannato a morte era un traditore della rivoluzione, era un controrivoluzionario traditore della rivoluzione. Ma capirete che a questo punto non c'era più l'incubo della sconfitta della rivoluzione. A questo punto la situazione è di nuovo, percepita in modo positivo. La rivoluzione salva, no? Dopo la sconfitta dei vandeani, dopo la sconfitta dei federalisti girondini, dopo la sconfitta delle truppe della prima coalizione, la rivoluzione ormai è salva. E a questo punto la maggior parte dei deputati della convenzione non vuole più il regime del terrore che Robespierre aveva instaurato e che addirittura stava estremizzando. E quindi c'è una vera e propria congiura che nel luglio del 1794 porta all'arresto, al processo, alla condanna a morte di Robespierre e di tutti gli altri capi giacobini, no, il cosiddetto colpo di Stato di Termidoro, il colpo di Stato di Termidoro, che però in realtà era una sorta di ripristino di un minimo di legalità democratica. Termidoro perché era il nuovo nome che veniva dato al mese di luglio, no? Quindi avviene nel luglio del 1794. Allora la questione storiografica è: come mai i sansculotti, che avevano fino a quel momento appoggiato Robespierre, il Comitato di Salute Pubblica e i Giacobini, non insorgono
per difendere i giacobini, evitarne l'arresto o comunque riporli, rimetterli in libertà. La risposta più ragionevole è che i Sanculotti avevano ripudiato i giacobini perché i giacobini avevano imposto il blocco dei salari, mentre i Sanculotti, come sappiamo, erano portatori di rivendicazioni sociali estreme, cioè volevano la possibilità di chiedere e ottenere un aumento dei salari senza limite, illimitato. Essendo questa la loro richiesta, nel momento in cui Robespierre e Giacobini invece impongono il blocco dei salari, si alienano il consenso, l'appoggio dei Sanculotti. Quindi quando Robespierre e i suoi compagni vengono arrestati, i Sanculotti restano a guardare, guardano il carro che portava alla ghigliottina Robespierre, Saint-Just, eccetera, eccetera, senza muovere dito, salvo poi pentirsene amaramente. Bene, ma perché non suona questa maledetta campanella? 10:52 dovrebbe essere già suonata, no? No, non suona perché... Ok, allora dobbiamo fare 5 minuti di pausa, vero? Va bene, ci rivediamo alle 10:57, ok? Bene, a tra poco.